Hello! Salve! Hello! Oggi Tekken 8, era da un sacco che non giocavamo a Tekken 8 in live, eh. Mamma mia, è passato un sacco di tempo dall'ultima volta che abbiamo fatto Tekken 8 in live. Passato davvero così tanto tempo. No? Passato abbastanza tempo. Non... L'ultima live di Tekken era... quando? Prima del Poggen, penso. Quella era l'ultima live che abbiamo fatto, se non ricordo male. Giusto? Sembra ieri in effetti, sembra ieri. Rappresenta molto bene come live questa copertina. Copertina top tier. Sara! Prime per 55 mesi, buonasera, thank you. Tocco di genio quella copertina. L'avrei consigliata psicognome, se ho detto... Posso farla, so come farla, perché c'è una posa di Jin in cui si guarda la mano, ci mettevo le carte in mano, era perfetto. Quanto vorrei Jin Kazama come MC di Yu-Gi-Oh! Esatto. Come va, gente? Come va? Il piano per oggi di Tekken è quello di... raggiungere il secondo rank dei rossi, se possibile. Penso di riuscire a farcela, ma devo trovare comunque gente fattibile. E non devo trovare gente super forte, che può succedere comunque a questi rank qua. Puoi trovare gente che non sa fare nulla, puoi trovare gente che è bravissima, paradossalmente. Quindi dipende come andranno le cose oggi. Perché così il mio obiettivo di oggi è appunto che se raggiungo Shinryu e superiamo Garyu. Gairu, non mi ricordo. Garyu. No, Garyu è corretto. Sì, pensavo di stare dicendo Gyaru. No, se superiamo Garyu, siamo ufficialmente nella minoranza delle persone che giocano a Tekken, a livello di bravura. E superiamo il rank Garyu, che è il più popolato, perché la gente si blocca Garyu e non riesce ad andare avanti. Se riusciamo ad andare avanti, siamo ufficialmente bravi a Tekken. Questo è l'obiettivo. Proviamo a mettere matchmaker in più uno rank, non due allora. Nah, va bene, più uno, due. Mi va benissimo. Lo personalizzerai mai Jin, tipo durante Final Fantasy VII. Sarebbe carino avere un costume di Jin dove lo costumizziamo e sembra Cloud di Final Fantasy VII. Per quelli live. Sarebbe incredibile. Tra un po' Startup Diction, aspetto che arriva gente, sì, vabbè. Cosa ne pensa scomparsa del maestro Akira Toriyama? Purtroppo io non sono la persona giusta a cui chiedere queste cose qua, perché non so mai cosa dire a riguardo. Ovviamente mi dispiace, sapete quanto mi piace Dragon Ball, però non so mai come si commenta la morte di una persona. Cosa devo dire a riguardo? È una delle persone più influenti della storia del Giappone moderno, ovviamente. Non di sempre, però del Giappone moderno. Senza Toriyama non avremmo avuto non soltanto Dragon Ball, ma non avremmo avuto probabilmente ogni shonen venuto dopo di esso. One Piece, Naruto, Bleach, forse anche in parte Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia. Non l'avremmo avuto. Senza di lui non ci sarebbe stata la serie Dragon Quest. Serie Dragon Quest che ha ispirato Final Fantasy. Quindi non avremmo avuto Final Fantasy. Senza di lui non avremmo avuto probabilmente i Pokémon per come li conosciamo adesso. Perché la prima generazione dei Pokémon c'hanno molti aspetti che sono iper ispirati ai disegni di Dragon Ball di Akira Toriyama. Non avremmo avuto una quantità di cose inimmaginabile. Sì, vabbè, Dragon Quest, Chronicle of Sandland sono le cose a lui dirette. Parlo anche del suo effetto anche indiretto. Ci sono pochissimi altri mangaka, creatori in generale, che hanno influenza tanto quanto lo può aver avuto lui. Ecco, ha risposto bene così. È un... Non so. Pensateci, gente, senza Jojo non avremmo Sailor Moon. Sì, le altre persone che vengono in mente di tanto appunto influenti contro lui sono... Sora, grazie. No, grazie a Redi 14 Tenti. Ti vedete? Oggi chiamo a Tekken. Mi viene in mente Araki. Mi viene in mente...
come si chiama il dio dei manga? È Tetsuya? Non mi ricordo il suo nome. No, non Nomura. Tezuka, ecco. Tezuka. C'è pochissima gente, secondo me, che riuscirebbe vagamente a paragonarla. Santino Ciolla, grazie per il Prime per la prima volta, thank you. Tezuka, esatto. Giungito è già più di nicchia. È importantissimo per il suo genere, ma è per il suo genere. Posso proporre un'altra idea geniale? Sure. Qual è la consecuzione di frasi che ha portato a senza Jojo non avremo Sailor Moon? Non lo so. Possiamo fare una sconfitta uguale a una partita a carte su Final Fantasy 7? No. Sento di Toriyama, ne hai già parlato. Ne hai parlato già. Ne stavo parlando adesso. Mentre stavi arrivando tu con il raid. Ieri notte ho letto la news di Toriyama, c'ero vicino al piange. Era tosta, eh. Più che altro molto giovane. Ovviamente non giovanissimo, perché cominciava 68 anni, però non era neanche iper vecchio. Beh, 68 anni non sono così tanti. 68 anni per me sei vecchio. Però se ti va bene puoi andare avanti ancora 30 anni. Quindi non è il lavoro che fa bene alla salute. No, non credo c'entri niente il fatto che era sovraccaricato di lavoro o roba simile. Non penso proprio. Lui non è uno di quei casi. Credo semplicemente è ictus e basta. Poi io penso sempre che le persone vivono 100 anni. Non sempre. Non sempre. Pardini, grazie a Red con 251 utenti. Difendete. Stiamo per iniziare a giocare a Tekken. Per iniziare un po' un parolone. Tra 20 minuti iniziamo a giocare probabilmente. Ci vorrà un attimo. Io so che, non so se l'ha detto Pardini, non voglio fare spoiler. Posso dirlo? Sì, sì. Vai, dicilo. Che anche lui inizierà a giocare a Tekken. Quindi abbiamo un altro che gioca a Tekken. Fro si è messo a giocare a Tekken. Pardini si è messo a giocare a Tekken. Avremo letteralmente tutta Twitch Italia a giocare a Tekken. Non potrete guardare nient'altro. Fro fa cagare, dai. Fro sta migliorando parecchio in fretta, eh. Attento. Non sottovalutiamo Fro, che Fro ogni tanto prende la roba e diventa incredibilmente bravo. Ci ha creato lui comunque nella serie della 4v4. Feynman, 8 mesi, condivido solo per festeggiare il re di Pardini. Thank you. E chiaramente Pardo verrà allenato da Nicolas. Come me. Sarà mio. Come si dice quando sei l'allievo dello stesso maestro? Compagno. Rivale anche. Padawanastro. Non credo sia quello il termine. È toscano come me, ok? Gandish, 21 mesi, thank you. Sì, lo so che è Star Wars il Padawan, però mi suona male. Non è che non capisco la citazione, è che suona di merda. Rende in blu, esatto. Padovano, siamo entrambi padovani, esatto. Siamo entrambi nati lì. Promuovi la prediction. A che rank finiamo la live di oggi? Terzo rank arancione, primo rank rosso, secondo rank rosso, secondo rank arancione, nessuno di quelli. Prediction, puntate le vostre bacche. Spendete tutti i vostri risparmi degli ultimi 6 mesi. Siete nati vicino all'Islanda? A Padova, sì. Esattamente. Hai capito bene.
Ma ci sei ancora Pardo? Sei giocato a Tekken in passato? Se sì, chi usi te? Dov'è se sei andato ormai? È sempre impegnato, ragazzo. È vicino a Padova, all'Islanda. Mi sembra di ricordarmi anche questa cosa, ma non mi ricordo come e dove. Twitch dice che c'è. C'è Fro che gioca Shaoyu. Io che per adesso gioco Jin. Vedremo poi. Vuoi il meme? Di Padova? No, lo conosco. Credo di conoscerlo. Credo di conoscerlo. Come credo di conoscere questo gioco, che è chiaramente è ovvio che sia. Che rank è Gra? Il primo dei rossi. Sono a Garyu. E chiaramente dai bit e dai pixel mi sembra un'epoca NES. Sapete cosa? La prima cosa che ho pensato? La prima cosa che ho pensato è la mod di Jump King. La mod fatta da i fan di Jump King, dove a un certo punto salti tra una zona e l'altra dell'epoca NES, e c'è una zona con questa estetica qua. Non mi ricordo su cosa è basata però quella zona lì. Ultimamente un gioco, ma so che non è quello. È Ice Climbers. Ecco. È Ice Climbers. Ok. Da qua si capiva già meglio perché. No. In realtà non molto. Dicevo questo qua, però se va al personaggio, ma no, non so che cazzo sia. Bonus stage, NES, arcade. Questa è inutile come immagine, come on. Qua lo capisci, ma se non lo capisci, come on. Ice Climbers, sì. C'è una parte di Jump King, la mod, che è basata su Ice Climbers. E lo riconosco in base alla mod di Jump King, non Ice Climbers stesso. Chiaramente. Come giusto che sia. La gente oggi non ha molta fiducia in te, Gra. Cosa state puntando? Primo rank rosso, pensate che rimanga lì? Ci sono chance valide che rimanga lì. Ma vedremo. Pokedoku tattico? No. Adesso arriva una bambina dall'Islanda. Ma sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda. È vicino a Padova l'Islanda. Posso confermare, sono stato. Ci sono stato, posso dirvi che è vicino a Padova. Quella è Gravier. Non mi ricordo aver avuto i capelli biondi. Non penso aver mai avuto i capelli vicino al biondo io. E gli occhi azzurri. Ah, quello potrebbe essere. Ma quindi ce l'ho vicina, esatto. Oh. Fanno, ci ha preparato la ruota. La ruota della fortuna. Non mi ricordo chi nella mia famiglia da piccolo non sapeva dire ruota e diceva invece water. Non ero io. Direste sono io visto che c'ho la R motion. No, non ero io. Io non ho mai fatto casino con la R, semplicemente non la so pronunciare. Riccardo, forse? Forse è mia sorella. Salto senza audio. Ho levato la musica per una volta e non c'era l'audio.
Grazie. Grazie. Leggi il messaggio su What the fuck, hai una sorella? Ne ho due. Volevo chiedere di Chop Kazuya, ma mi sono dimenticato. Ergo Forgore. Mia zia diceva gabagliaio al posto di bagagliaio. Ci sta. In famiglia mia, forse era mia sorella, sì, forse era tutta la mia sorella. Mi ricordo che i miei genitori mi raccontavano di le mantegne si promettono, non le promesse si mantengono, le mantegne si promettono. Fuschia invece di fucsia. Di sicuro c'è qualcos'altro adesso mi viene in mente. Vuotra. Non lo so. Hai visto la clip di come si dice Dragon Ball con il linguaggio dei segni? Sì, l'ho vista. In giapponese nel linguaggio dei segni Dragon Ball, per gesticolarlo, è letteralmente che è un peccato perché da noi non è così. O comunque in generale al di fuori dal linguaggio dei segni in giapponese non si fa così. Non capisco del perché non si faccia così ovunque. Sekigan, grazie per la prima volta, thank you. Abbastanza autoesplicativo direi, lo capisci subito. Chissà se verrà discusso in qualche TG italiano la morte di Toriyama. Non lo so, i miei genitori lo sapevano stamattina quando gliel'ho detto. Credo avessero sentito dalla radio. Non so se mi è stato detto anche in TV. Se c'è qualche telegiornale che deve averlo detto, deve essere la Mediaset comunque. Elettro! Non so, io a 22 anni ho scoperto che salciccia in realtà è salsiccia. E quello è più un problema del dialetto, credo. Oh! Kingdra. Nice. Veloci oggi, molto bello. Era da un bel po' non c'era una art gallery. Bellissimo. Salciccia toscana mi sembra. Sarciccia ancora di più. Non credo fosse così grosso, by the way. Ma la maggior parte dei Pokémon hanno delle dimensioni con aspetti. Quello che per me ha sempre avuto pochissimo senso è Electrode, che è tipo alto 1,50 m. Che dovrebbe essere una trappola per terra, che ti sbagli, in realtà è un Mimic. No, è grande 1,50 m, quindi non torna molto come cosa. Ah! Piccolo problema, ho finito le bustine. Quindi l'unica cosa che posso fare è prendere una delle bustine trasparenti e fare prendere le bustine quindi classiche. Per classiche intendo queste, cioè quelle che vengono date con gli elettreni e roba simile. Firmarlo per adesso in questa e poi mi riprendo delle bustine trasparenti e le mettiamo in quella. Comprarle no? Sì, le comprerò, me ne sono dimenticato. Cazzo vuoi da me? Ho appena detto, devo comprarle. Che cazzo vuoi? Oh! Che bella sta carta, questa è molto bella. Cosa mi piace come artwork? È appunto lucentezze di radio, dove c'erano tutti i Pokémon in compagnia anche con il loro allenatore. Quindi è molto figa come cosa. Più facile da scrivere su questa carta qua, ma perché è un po' opaca. Non so ancora del perché facciano le bustine opache quelle di Pokémon Company. Credo perché gli costino meno. Non riesco a trovarci un'altra ragione, perché sono più brutte rispetto a quelle lucine. Anonimo, grazie, grazie, un abbonamento a Vaso. E Under, grazie, 95 bits. Thank you. Pizza. Vediamo se Grassi ricorda il nome dell'allenatrice sulla carta. Non credo di ricordarmelo. Non c'è scritto. Lei è
È il capolestra drago di seconda, se non ricordo male. O secondo... No, seconda, sì, non è che sia terza. Però non mi ricordo il nome. Pierpaola. Pierpaola potrebbe tornarmi. Probabilmente conosco anche il nome in inglese, quindi non ve lo saprei dire. Sandra, cugina di Lance. In inglese come si chiama? Sandra, non l'avrei mai detto in vita mia. In inglese? Sandrone, non credo di nuovo. Sandra, cousin of Lance. Di nuovo, non penso. Big Sandra. Claire mi pare, Claire mi torna. Claire, sì. Scritto non come hai scritto te, scritto Claire. Però Claire mi torna. Sandra davvero l'ho sentito tipo due volte in vita mia, in totale. Claire più volte. Aspetta, devo guardare una cosa. Secondo. Non riesco a trovare questa informazione. Non riesco a trovare questa informazione qua, quindi non posso commentare se sì o no. Rimarrà un mistero. Informazione cerchi, niente, niente. Gente, vi abbandono per cenare, vi auguro una buona live perché dopo c'è il finale di Blob, sì. Mi ero detto, devo non mettere una live venerdì perché c'è il finale di Bloodborne di Sabaku e Sidonia. I forgot. Oggi giochiamo a Tech. Vado ad aprire Tech. Dopo tipo un anno lo finisco, no? Che avessero iniziato a novembre. Però devono fare anche un New Game Plus, quindi finiranno veramente a... Siamo a marzo, finiranno a maggio. Maggio-giugno. Te l'avevano anche scritto in chat. Ma... Io non faccio la schedule mentre c'è la chat aperta, la faccio... lunedì mattina o domenica sera solitamente. E a quel punto avevo già Forgor. Tekken! Eccolo qua. Ci metto sempre un attimo a riconoscere il gioco. Allora, ripeto per quelli che sono arrivati adesso o che guarderanno la live caricata su YouTube o qualsiasi cosa del genere. Il nostro obiettivo oggi è giocare Ranked Online. Voglio fare quello con l'obiettivo di salire di un rank. Perché se salgo di un rank sono ufficialmente non più nel rank più popolato di tutto il matchmaking online. Sarei leggermente avanti e quindi non sarei più mid al gioco. Posso ufficialmente dichiarare che sono bravo a Tekken 8. Questo è il mio obiettivo per oggi. Però adesso un secondo giusto per ricordarmi i tasti, che è la prima partita del giorno. Oggi puntiamo ai rank rossi. Siamo già ai rank rossi. Il mio obiettivo è puntare a più dei rank rossi, a puntare a Shinryu. Ieri non ti eri scalato. How is that? You ain't, mi spiace. Beh, se arrivo a Shinryu sono... Già Tekken sono la minoranza con Garyu in realtà. Anche se è il rank più popolato. Perché prima ci sono tutti i rank precedenti che non sono i più popolati, ma insieme sono molto di più rispetto a Garyu in poi.
Però Meloni poi sarei anche al di fuori da quello lì che è, diciamo, il blocco di mezzo. Nutla, grazie al Prime per 12 mesi, la prima di fuoco. Stato africano preferito, lo Zimbabwe. Devo cercare di utilizzare più spesso, e la cosa sto cercando di imparare a fare un pochino di più di recente, oltre ai sidestep allati che possono essere molto utili, questa mossa credo possa tornare utile. Ogni tanto ci frego delle persone con questa mossa qua, però la utilizzo davvero molto poco. Devo cercare di forzarmi a utilizzarla un pochino di più e capire la logica con cui devo utilizzarla. E in generale anche il Power Crash. Power Crash, mossa super importante perché c'ha Hyper Armor, non la uso mai. Non la uso mai, sono stupido. Non lo uso mai abbastanza. I low parry. I low parry sono carini, ma non conoscendo il moveset di avversario è davvero difficile fare un low parry. A meno che non mi esca per sbaglio perché controller. E Tekken, sì. Ma hai giocato quando differisce da DNF Duel e da JoJo All-Star Battle? Non so cosa significhi. Ah, Gravero, non puoi più lamentare dicendo che il tuo controllo non può driftare perché non lo fa mai cadere. Ah sì, mi è caduto una volta nel video di oggi, sì. Però non è caduto sui stick, quindi non credo c'entri niente. Credo semplicemente il controllo e faccia cagare. Nuovo video di domani. Ah, perché stai editando Sora in live, ok. Sì, vabbè. Mi devo levare la felpa perché so già da adesso che andrò a sudare, quindi me la levo. Con che controller giochi? Con DualSense. Sono tentato comunque di comprarmi un controller da picchiaduro. Mi piacerebbe anche tanto imparare a utilizzarlo per un po' più di completezza nel mio portafoglio di conoscenza videoludica. Sarebbe figo come cosa, però non lo so. È da vedere. Non sapremo mai quanto abbiamo fatto lì. Vediamo. Low. Tenri è tosto. Round one. Fight. Ok. Buon primo round. Ma perché ha attaccato molto poco. Sì, è assicurato. Cosa è successo lì non lo so. Siamo andato a destra, non è ideale, ma va bene. Con Power Crash addirittura. Minchia, da lì. Ok. Uff. Yi Yang Prime per 3 mesi, prima di bronzo, thank you. Fa molto quello. Ok, non si punisce così fuori. Buon sapersi. Fa solo questo. E chi devo dire, non lo paro. Se lo parassi non lo farebbe così tanto.
Aiuto. Addio. Ho preso il primo round e poi più niente. Finché te lo pigli hai ragione, volevo usarlo. Sì, sì, infatti, quello che... quello che gli dico io, anche io. Qui! Ha sempre il power crash lì. Però non so mai se punisca, quindi non ho idea. E quello lì è confermato, non posso farci niente, credo. Minchia! Ho cliccato la cosa sbagliata io! Quello se... battendo per forza. Ma mi sono abbassato, non dovevo. Cioè, quella mossa lì se... mi prende il calcetto basso, poi mi può fare un lancio assicurato. Mi sembra assurdo, non credo. Sarebbe troppo forte come cosa. C'è una distanza assurda. Che cazzo avanti, volevo cliccare indietro. Succede perché ero dal lato destro e ho fatto confusione per un attimo. Cioè, dopo parlo, che cazzo sinistra, devo cliccare a destra. Mea culpa. Sta asfaltando. Eh sì, è due rank sopra di me. Molto bravo. Molto più bravo di me. E poi Lore è difficilissimo da giocare come personaggio, perché è completamente offensiva ed è tosto da gestire. Non sappiamo mai quanti anni fa questa combo. E invece sì. No, non sappiamo perché. Avendomi interrotto non ho fatto fare l'input corretto. So sad. Inghilterra. Vediamo. Quello che dovrei fare adesso comunque per migliorare veramente è dovrei iniziare effettivamente a studiarmi il matchup con i personaggi. Victor Tenryu. Va bene, mi dà tutti i Tenryu, certamente. E sono 117.000 punti, c'ha? Strano. No way, Europa 2 è uscita, esatto. Ok. Si vado l'ho parato con lì, ma va bene. Non so perché è uscito quello lì. Doveva essere un pugno. Sapevo di fregarla e l'avevo pensato in modo corretto, ma purtroppo me l'ha mangiato perché c'era ancora... mentre non c'è un buffer all'inizio del combattimento non ho idea. Ok. Porca vacca, stai... crash. Ho tenuto premuto indietro e non ha parato. Perché? Ho ottenuto... ma Cristo, fa soltanto power crash. Quanto cazzo è forte questo power crash? Fa solo quello. Ok. Perché non ha parato quello lì? Thank you.
Porca vacca, si è fatto un attacco lì. Ah, e lui colpisce basso, ovviamente, certo. Quanto. Quanto è forte Victor come personaggio, porca vacca. È fortissimo. Però sto iniziando a capire come giocava. Ah, mi dà rematch, let's go. Lushu, 41 mesi, hello boy. Oggi sono ranking, credo di sì. Inizia attaccando sempre basso. Fa sempre la crash perché uppi a merda la sua. Sta cliccando un sacco di tasti. Che ha ragione, perché credo si giochi così lui, però. Pensavo corresse di più, sono morto. Invece no, mi ha lasciato in vita, non so per quale ragione. Sono morto. Victor, easiest personaggio. Sì, sì, Victor è il personaggio più semplice del gioco insieme a Asuka, da quello che dicono tutti. Porca vacca, si è fatto quella mossa. C'ha pure tracking. Ha pure tracking quella mossa? Quanto cazzo è forte? Avevo sidesteppato e mi ha preso comunque. Poi. Quello era un singolo colpo, ma ha fatto quanto. Praticamente un'intera presa o anche di più, forse. Bei danni. Forte. Sì, la maggior parte delle mosse di Victor sono abbastanza esagerate. Non hanno molto senso. Vabbè, ma poi vedremo come si sviluppa il passare del tempo. Probabilmente verranno un po'. Lui, Azucena, diversi personaggi erano un pochino nerfati. Jun. Paffumiccio, 13 mesi, thank you. Buonasera, Gravier, passo solo per un saluto. Buona continuazione, thank you. De. Feng anche, ma ne ha fatto un pochino. Credo che Feng a momento attuale sia il personaggio con il win rate più alto in assoluto nel gioco. Sia a livelli bassi sia a livelli alti. Get ready for the next battle. Destroyer. June, abbiamo appena menzionato. Comunque inizialmente non trovo sempre i personaggi di cui tutti si lamentavano. Più passa tempo invece trovo sempre più spesso quelli. Inizialmente trovo molte più varietà. Ma anche nel rank arancioni o rossi. Adesso invece trovo... più spesso Dragono, Victor, Jun, King. Porca vacca. Sicura. Come se gli servisse. Finché da lì. Minchia, da lì. E ancora nessun panda. Che deve aver incontrato un panda online, forse. Ok. Tecnotte prima di player che gli altri dal personaggio. Ma infatti io sono contento alla fine di aver scelto comunque Jin, perché... è molto fair, è uno dei personaggi secondo me più bilanciati del gioco. Non è OP, non è difficilissimo, non è sbroccato. Mi sembra corretto. Quindi devo imparare il gioco comunque, non posso... fare roba esagerata. È difficile Jin? Non difficilissimo, no, è molto più facile rispetto al passato. In passato era... tra i più difficili del gioco, adesso no, è un personaggio... è comunque un Mishima, però... è fattibile adesso. Muore? No, vero no. Bravo lui.
Madonna. Ok. Non proverei nemmeno per un po' di Shimizu. Ecco cosa mi ho dimenticato di dire. Allora, devo decidere. Non ho fatto rank up, va bene. Devo decidere quando iniziare a provare anche un altro personaggio oltre a Jin. Credo di voler provare a farlo ai rank viola, quando raggiungo rank viola. Appena raggiungo rank viola con Jin, vorrei provare qualche altro personaggio. Fino ad allora forse mi dovrei concentrare su Jin. Anche perché così appunto devo imparare il gioco. Fidate, prova King. Ah. Porca ma quanto è fatta la mossa lì come sempre. Oh, saltella, io anche lo manco. Vai di panda gra che spazzi chiunque. In realtà Akuma non mi dispiace nel personaggio, sarebbe carino da usare. Porca vacca. Faccio sempre fatica a prendere l'input lì. Lo bufferò troppo presto e quindi mi frega. Boia. Mia colpa che non ho iniziato a parare prima, però. Quella mossa lì è difficile da counterare. Dovrei forse periargliela, che è molto leggibile, però. Non posso fare quello lì dopo un parry? Mea culpa, non conosco come funzionano i parry. Perché ci sono pochi panda? Perché se devi giocare, giochi Kuma. Non c'è una ragione per giocare panda. Questa è la ragione. Da lì? Vai, c'era il wifi quel colpo. Perché scazza senza giri di parola. Allora, siccome panda sono tecnicamente a livelli alti i personaggi più debili del gioco, ma ti fanno praticamente vincere. Ah, non basta per uccidere. Ti fanno praticamente vincere a gratis. Mi sa di no, fra. Fino a B-Blue probabilmente. Nessuno conosce il matchup fine blu in realtà. Quindi inizia a diventare un problema da quel punto in poi. Final round. Fight. Si finisce così. Perché su una skin di Kuma Change My Mind. È un peccato che non l'abbiano modificato di più rispetto ad altri personaggi. Tipo Jin e Devil Jin sono molto differenti. Kuma e Panda sono praticamente uguali. E se devo scegliere, scelgo Kuma perché c'ha qualche mossina carina anche di Mishima. E c'ha più carattere. C'ha il pescione cattivissimo. De. Vai, De. Get ready for the next battle. Jin Jin. Madonna, quanto edgy. Addirittura. No! Spaghetti ravioli! Ok.
figo, mi è piaciuta la mossa. Dove farla, posso farla anch'io? Ah, punito. Vicino a parete. Non sapevo se dovessi interrompere quello con l'altro. Interessante. Ok. L'avevo parato. L'ho fregato. Aspettava al basso. Addirittura l'ha preso. Cestu. No, ma che cazzo era quello lì? Com'è uscito? Bravo. Così, così vicini comunque a lui, Ci siamo. Ok. Il primo match vinto contro di lui. Visto, possiamo arrivarci a Shinr. Se ci è arrivato lui, ci possiamo arrivare anche noi, no? E se facciamo altri due match mi distrugge. Sono probabilità, Potrebbe assolutamente succedere. Lui usa poco il pugnone. Bravo. Ho whiffato io completamente. Adesso mi farà un basso? No. Invece dopo l'ha fatto il basso. Ok. Ok. Bravo. La droppata. Laggatona anche. Ah! Era troppo distante, mi sa.
Mamma mia, mi frega sempre una cosa lì. Stupido io che ci sono caduto dentro la trappola diverse volte. Kenshin migliore! Kenshin migliore! Lui probabilmente conosce meglio il matchup con gli altri personaggi. Probabilmente questo L. Significa che io conosco molto poco il matchup con gli altri personaggi anche, però. Mi piaceva la mossa che faceva lui. Mi sembra rischiosa però fare questa cosa qua. Perché io vengo spesso punito facendo questa cosa qua. Forse con gli altri Jin è più facile perché non puoi punirla facilmentissimo questa qua. Tipo con quel Victor me la puniva 100-100. Secondo me. E ora sta partita quella dove ti sei scordato più volte l'hit. È perché cerco di entrare in hit con il pugnone per non sprecare, diciamo, con il pugno grosso. Ma comunque l'ho vinta anche senza. Quindi non era necessarissima. E quando ho utilizzata, comunque ho utilizzata bene. Quindi secondo me non era un grosso errore. Non so ancora come rompere il centro di King. Quindi se me lo fa siamo morti. Non posso uscire fuori? Che cazzo è? Che cazzo è? Ah già, lui... King appena fa l'hit smash fa immediatamente... hit burst perché... è un'ottima opzione per lui. Sapete che nell'ultima patch... No, il mio hit engager. Nell'ultima patch non ho buffato King. Di tutti i personaggi del gioco non ho buffato King. Hanno nerfato ancora di più l'eroe, che è già considerato uno dei personaggi più deboli del gioco. Hanno... nerfato Yoshimitsu e hanno buffato King. La gente è confusissima. Che poi non è ancora una patch di bilanciamento, però comunque l'hanno fatta come cosa. Quindi non si può dire niente. Madonna santa. Oh, la madonna! Un calcio mi fai quei danni lì, ma che è? Oh. Che è sta storia? Neon. Ok. Però non posso periarla in mezzo, perché avevo provato prima a farlo, ma non lo faceva. Ah, oh, perché non ha parato niente lì? Due settimane che significa? Qua continua a sbagliare perché potrei fare più danni se ci mettessi in mezzo anche un elettrico. Carte. Ah. Ecco cosa significa due settimane. Buono. Tra l'altro, questo qua è un King che fa molti pochi... molte poche prese per adesso. Ah, sto pugnone qua non riesco mai a pensare che un pugno colpisca basso e mi lanci. Non riesco mai a pensarlo. Quello doveva essere un pugnone, non l'ha fatto. Adesso farà l'hit smash, sì. Doveva essere un basso! E lì potevo fare più danni. Tenero battuto. Non giocava molto bene come King lui. E non sei felice non fare le prese. No, sono contento. Però non stavo giocando molto bene come King. Ezio probabilmente un che mi faccia al culo. Però in quella partita ha giocato male. Probabilmente più bravo di me comunque. Rubatissimo. Sni. Ma
Ma come tracca quello lì? Manco. E la madonna, danno boia. Mancato e sono morto. Quanto fa male? Quanto fa male? Accetti la sfida di Leo, non so di cosa state parlando. No, ho fatto pochi danni, devo mettermi di più in allenamento a fare quella mossa lì, ripetizione, per andare alla memoria muscolare. Succede sempre sta cosa. Ma non posso ucciderlo, quindi è inutile sprecare la hit. Bravo lui, che si aspettava. Non bravo che prende questo. Ti ha appena sfidato a singolar tenzone. Che cazzo significa? No, che non lo fai. Non ero pronto con le dita sopra la parata. Non ero pronto con le dita sopra la parata. Questo me lo tecco, non lo so. Back to back battuto sto King Tenryu. Win streak di 5. Ti ha lanciato il guanto di sfida, significa questo. Sono qui per un 1v1. Ok, sure. Io non ci gioco mai contro un Leo, quindi che sarà tipo il terzo Leo che combatto in vita mia. Come ci sfidiamo, Leo? Quello King si mette di essere Vanquish. Era molto leggibile come King. Facciamo stanza, ok, Keo. Come cazzo si chiama? Parte del giocatore che ha sessione. Come cazzo ti faccio entrare? Lo chiamiamo Gravileo. Dove te la passo la password? Adesso dovrò nascondere da l'occhio del pubblico. WhatsApp, sure. A che punto sei arrivato adesso, Leote? Quanto ci ha giocato ancora? Dove cazzo ti ho su? Gragast best waifu prime per 4 mesi, thank you. Thank you, let's go. Qua, ragazzi. Non trovo la chat, hai fatto bene a scrivere. Ecco qua. La stanza è Gravileo e la password è quella. Risceso a Ghiaru, ero in promo per i Viola ed ho tiltato come un maiale. Sei Viola? Fuck, mi fai il culo? Mi spacchi di brutto? Ho messo il primo che arriva a 10, ma va bene, non importa. Eccolo. Eccolo. Non ho mai combattuto un Leo, quindi non saprò che cazzo fare. Ma va bene. Che dai Viola a Garyu? Garyu?
Non so mai come cazzo si pronuncia. È Garyu o Gyaru? Gyaru è quella giapponese. Garyu. Fuck. Get ready for the next battle. Oh, attacco un Titan. Devo metterci una cosa in più lì. Spacca la parete, si spacca la parete. Ah, pensavo ci arrivasse. Wow, Leo che fa Leo. Beh, ha senso. Se ci fosse un personaggio di nome Gary, lo probabilmente utilizzerei anch'io. Sta mossa non la capisco. Non so quando gli finisco le mosse. Non le conosco. No, no, ha preso l'input. È brutta, bruttissima combo parete. Fa ancora altro, ok. Sempre basso, che devo fare più medi. Peccato se sono un NPC in Genshin, esatto. Non è neanche giocabile Gravier in Genshin. What the fuck? Ero dietro di te! Ah, questa non l'ho presa. Non doveva essere un parry, questo qua è stato un miss input del controller che mi ha preso un avanti quando non c'era mai un avanti. Doveva essere soltanto un basso, ma gli ho fatto un parry ed ho vinto. Ha vinto non me, ha vinto il mio controller. Non ho vinto, io ho vinto il controller. Il controller a volontà sua. Incredibile parry, non l'ho fatto io. Abbassa e fa il launcher. Controlla e fammi un parry. C'è la mia unica chance di vittoria. No. Fuck. Vediamo quanto è veloce la mossa lì. Ah, mi sono abbassato, non dovevo. Ok, non posso punirlo così. Però almeno qui l'ho visto arrivare come pistone. Ho riconosciuto la mossa. Devo fare più danni. Ci mettiamo anche un elettrico. Cattivissimo, sono bassi alla fine. Wow.
Madonna! Non mi aspetto mai che vada bassissimo, intoccabile, e possa fare un launcher da quello. Ho sbagliato lì. Ah, niente. Non posso punirlo così, devo punirlo come? Ci sarà un modo, penso. Oh! Ok. Final round. Fight. Quello li può punire con la mossa, va bene. Buono sapersi. Sono paretissimo. Boia. No, quel basso è talmente basso che mi passa sotto. Ok. Porca vacca, si abbassa lì Leo. Controller, tocca a te. Questa volta il controller non mi ha salvato. L'avevo portata a fine vita e non sono riuscito a chiudere il combattimento. C'è un parry? Ah, giusto, non posso fare da lì quella cosa lì. Ho cliccato, non volevo. Ok. Gli alert sono mutati? No. Ma come? Che significa? Madonna. Non la capisco proprio come personaggio. Non è un perfect perché ho fatto mezzo punto vita, credo. Che significa? Come l'ha droppata la mossa? Si può droppare la mossa quando è entrata? Ma come? Che significa? Ok, stavolta è andata meglio. Enrico, grazie del Prime per 4 mesi. A che punto ci fermiamo, Leo? Best of 3 tecnica l'abbiamo fatta. Facciamo best of 5? Quanto vogliamo fare? Abbiamo detto che vincita. Tempo. Ha cancellato, ok. Best of 327, mi sembra un pochino lunga. Bellissima prima, va bene, best of 3. Ah, ok, va bene. Leo è bravo, porca vacca, se sei arrivato ai viola in così poco tempo sei un mostro comunque. Di sicuro aiuta, perché purtroppo comunque il personaggio comunque influenza la cosa. Che Leo appunto è un personaggio poco conosciuto, quindi puoi fregarci la gente, come fregavi a me costantemente. Quindi ci si può arrivare più facilmente forse ai viola sotto un certo punto di vista. Io con Jin tutti mi conoscono perché è un personaggio che tutti utilizzano e purtroppo non è OP a merda, quindi non posso cavarmelo in quel modo lì. Mi manca ancora adesso sulle parate, punisco molto poco. Anche io, eh. Io per adesso sto soltanto fatto offensiva, di difensiva è davvero
C'è troppo tempo, che cazzo si fa? È troppo lunga come roba. Però bei match. Ben contesi fino alla fine. Ti mando richiesta che ci giochiamo questi giorni se ci sei. Yes. Volentieri. Ah oh oh ah. Ah oh oh ah ah. Miglior canzone del gioco. Tu è vero, ho barato per colpa del controller. Un round l'avrei perso se non fosse stato per il controller. Quella era mega botta di culo mia. La richiesta amicizia è su Tekken o è su Steam? Come funziona? La barata del controller se la si aspettava. Leonis è stato scammato al 100%. Come succede la richiesta è da Steam o è da Tekken? Da Tekken, come si fa? Ditemelo che sennò non saprò mai fare. Oh, 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 oh! Sì, esci. Da... Community? Blobbo! Grazie per il pampato di 10 mesi, let's go, thank you. Elenco amici? Minchia, Loci è Fujin con... Ah, così funziona. Approva la richiesta amicizia di Tecnotto, yes. Come ho fatto ad accettare quella gente lì comunque, non ho idea. Guarda su... La persona non può sapere cosa stai per fare se non sei nemmeno tu, no, infatti. Not flop. Ok. Raijin Jun tosta. Minchia, Fujin con Leroy, che è uno dei personaggi più divertenti del gioco. Porca vacca, sei bravo Loci comunque. Povero Loci comunque utilizzava Leroy e hanno nerfato il personaggio fino alla stratosfera. Vado in bagno perché mi sto pisciando addosso. E poi si torna a fare ranking, sperando di battere qualche altro Tenryu, perché non mi darà palesemente mai un Destroyer o Eliminator, come che si chiama. Ecco qua. Grazie su Tekken, chi gioca? Jinkazama. Sto giocando di nuovo molto a sinistra, ma perché non posso giocare per l'eternità da destra. Provo una partita con Kazuya. Io che uso Kazuya non credo sia una buona idea. Non è un personaggio che posso provare a dire: ah, vediamo cosa mi esce fuori. Clicco tasti a caso e mi uscirà una combo. Non è il tipo di personaggio. Ok. Quanto è difficile sto input, mamma mia. Back forward 2-1. Forward down 2. Tremendo come input. Ed è la mia mossa più forte a parete, porca di quella vacca. Vedi, quando la sbaglio mi esce sta cosa qua. Inghilterra, Europa. Oppure no. Questa è molto più semplice da fare. Però è meno sicura, purtroppo. De.
Episodio di Kazuya a fine live. Se volete si può fare episodio di Kazuya a fine live. Huaranga! No, sono pronto a non capirci un cazzo. Già qualche idea per quale personaggio provare al viola? Vedremo, non lo so. Bella sta cosa. Nulla ma... mi ha dato una buona idea. Ah, cazzo, sei attaccata a parete nel modo più sbagliato possibile. E qua mi fa una combo lunga 6 km, preparatevi. Non è vero. Poi. Se la giocava bene che potessi portarmi fuori. Però è tosta a fare comunque come combo. Prende? Fuck! Speravo non prendesse. Medio, mi sono abbassato. Oddio, sei contro Madara. Uchiha Madara, è vero. Madara giocherebbe Huarang, in effetti. Madara sarebbe un Huarang player. Non l'ha preso? Perché forse non stavo tenendo premuto indietro. Ah, era un passo da prenderlo. No, perché ha preso sta roba qua? Che cazzo sta facendo? Ah, mi ha stortato. Mi ha stortato. Quindi c'è una meccanica che mi storta e mi fa colpire a vuoto anche dopo che ho parato. Che cosa strana. Interessante però, figa che esista una meccanica simile. Hai imparato a fare gli elettrici? No. Non ho genuinamente idea di come si riescano a fare su un controller. Quanto è difficile da combattere Huarang. Come? Madonna quanto. Tutti hanno un sacco di mosse con Hyper Armor. Mi sembra che tutti ce ne abbiano 40 e io ce ne ho 2. E una è lentissima, non riesco mai a utilizzarla. L'altra invece esce da stance. Mi ha preso. Ok. Ma non è così bello Huarang. Huarang mi piace un sacco come personaggio, ma è... ma è... è tecnicamente difficilissimo in realtà, a livelli alti. A livelli bassi è spamma X cerchio e puoi arrivare fino a... praticamente fino a rank viola. È così che viene visto. Si può utilizzare a livelli alti, però è incredibilmente difficile. Minchia, addirittura. Ovviamente perché avevo cliccato ed era un counter. Scemo, io l'ho cliccato. Round 4. Fight.
Orien esce veloce, molto veloce fuori. Però ha fatto bene. Oh, non pensavo entrasse, ma a quanto pare voleva continuare a cliccare. Va bene. Ok. Esco comunque a me a prendere le partite anche a dei Tenryu alcune volte. Dipende dal Tenryu, dipende dal Tenryu. Dipende da che tipo di personaggio è. Però alcune volte riesco a prenderlo ormai delle partite dei Tenryu. Goku sta bene per la morte di suo padre. Sai che non gliel'ho chiesto? Sapete che non gliel'ho chiesto? Non ho chiesto l'opinione di Goku a riguardo. E poi, comunque, capisco tutto, però quale deve essere l'opinione? L'opinione è sono triste, non c'è altra opinione, no? Stranissimo così storto. Non ha chiesto opinione, ha chiesto se sta bene. No, 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 però continuo a vedere gente in live tutto il tempo, nella live di oggi, a chiedere opinione a riguardo. Insomma, non so che opinione dovrei avere. Io devo chiedere a Nicolas di allenarmi su come mi devo alzare. Vado sempre abbastanza a caso sull'alzarmi. Cioè, c'è una logica dietro, ma una cosa so che è fortissima in Tekken è stare fermo a terra, non l'ho mai fatto in vita mia. Madonna. Appena vede che con un tasto la lancia. Appena clicco un tasto fa subito la hitburst, è assurdo. Gli faccio sempre questo perché è la cosa più safe, però la para sempre. No, fra. Su via. Cioè, no, come on. Tutto anche il Tenryu. Ma che cazzo siamo oggi? Siamo in in fascia di promozione. Se vinco il prossimo match dovrei andare a diventare Shino, io credo. Ci ha provato. Non te la guffare come al tuo solito. No, però siamo in range di promozione. Dobbiamo avere fortuna comunque a salire, dobbiamo trovare qualcuno di fattibile. Cosa che non è in nessun modo detta. Ien, Europa. Ora trova Logi. Logi non dovrebbe essere il suo giù di due ranghi. Tenryu di nuovo, va bene. Lily Tenryu è tosta. Non so neanche se è il suo main, visto che ha 140.000 di Tekken Power. Forse non è neanche il suo main. Aggron. Cosa ha mai Pokémon? Non è ancora promotion match? Minchia, anche se sono con un Tenryu? Porco, porco. Lily, altro personaggio difficilissimo da capire.
Ah, si è passato. Devo punirissimo lì. Lì peccato, ho letteralmente mancato il tasto del controller. Sapevo che arrivava al basso, l'ho cliccato troppo tardi, pare. Minchia. Stavolta non sono riuscito a fare niente. Pensavo che facessi un altro passo e invece ho fatto un medio. Cristo. Boia. Ok. Ok. Chase tu. Oggi mi ha tutto il rematch comunque, incredibile. Not Xriar Prime per un anno e mezzo, la prima Electro. Ne ho già parlato. Quello a quanto pare era un basso. Non sembrava dall'animazione, ma va bene. Si è abbassata. Ho provato a fare il crash, ma ho colpito troppo presto lei. Ma cosa? Wow, addirittura. Qua mi può fare parecchi danni se vuole. Invece me l'ha fatti pochi. Potevo utilizzarmi hit, range e tutto. Invece non mi ha fatto niente. Un po' strano, ma va bene. Oia, quanto è veloce quel calcio lì, madonna. Faccio anch'io il mio calcio da distanza e per colpire in quel modo e... Il suo è meglio, a quanto pare. Ok. Ma questa lì si veste come la ragazza di Bible Black? Forse? Non so benissimo cosa sia Bible Black, onestamente. È un hentai? Guarda un anime, non me lo ricordo. Clicca tantissimo lei, eh. Porca vacca se clicca. Clicca un botto. Oh
Madonna, quella roba lì che sta su main combo per me è assurdo. Non mi aspetto mai. Purtroppo ho cercato di fare il 50-50 lì e mi ha azzeccato il 50-50, quindi va punitissimo. Eo. Cui. La mia win streak. Ah, Snake Edge. Poi da lì e mi fa... È assicurato il secondo colpo. Poligno, prime per 2 mesi, prima di legno. Sempre più veloce il suo calcio, incredibile. Nonostante sia... tecnicamente anche in svantaggio. Niente. Mi sa che ha capito cosa fare per farmi il culo. Madò! Cazzo, per una volta che si abbassa ho fatto il medio. Mi ha azzeccato tutti 50-50, non so se è culo o cosa. Me li ha azzeccati tutti di recente. Nonostante abbia fatto sempre una cosa differente rispetto a quella prima. Oh, me lo vince sempre lei. Devo smettere di farlo, però. Mi sembra assurdo che... il suo girarsi e fare tutta quella roba lì sia più lento rispetto a un singolo mio calcio. E lei è comunque in vantaggio lì in qualche modo. Ho cliccato triangolo e sono io invece in negativo. Non mi torna. Proprio come personaggio che ci ha mosse davvero molto strane, quindi non le conosco. Cazzo, avevo vinto una partita. Potevamo forse vincere la seconda. Fa! C'eravamo quasi. La seconda avevi quasi vinta. Lo so, potevamo, poteva essere un 2-0, invece è diventato un 1-2. Ah, fuck, Steve. Va bene. Steve, altro personaggio che non so gestire. Let's go. Shh. Mamma mia, i counter suoi sono fortissimi. La muoio soltanto forse questa mossa qua, credo. A meno che... No, ma perché qua all'angolo in un punto strano? Pensavo fossimo fuori. Quello è un basso, quanto pare. Lui è davvero difficile capire quando arrivano i bassi, perché sono dei pugni invece di essere dei calci. La maggior parte dei bassi sono... sono punti, ma... pugni... sono calci, ma non i suoi. Perché lui fa box, quindi... poi... Oh, oh, oh. Eccolo un calcio. Oh, oh, tu giochi a box. Tu fai box, non è giusto. Fuck.
Come on! Lo sa parare. L'ha parato pochi bassi, quindi lui deve separare anche quello. Madonna, si abbassa pure su quello. Oh no, fa... Quanto è veloce il suo, l'hai potuto neanche il rallenti. Probabilmente imbroglio con quei calci, chiedi la foto dei piedi per controllare, potrei chiedergliela. Comunque, ci avete mai pensato che ogni volta che vince Steve compare un ring all'interno dell'arena? Chi ce lo porta? Come ci arriva lì dentro il ring? Come funziona? Stai sfidando Steve di piovono polpette? Non so cosa ti riferisci. Non ho idea. Ok, top 4 nel mondo su GD. GD è l'abbreviazione di Godo. Oh, pensavo fosse finita la mossa, c'è un altro pugno dopo. Avevo colpito pure una mossa stupida, quindi in ogni caso probabilmente non vincevo. Mi si abbassa. Questo Steve ha le scarpe da maranza. Povero questo Steve, cosa l'ha fatto di male? Ah, fuck. Bravissimo. È da un po' che non glielo facevo, quindi volevo testarglielo. E l'ha azzeccato. Geometry Dash. Ah, Geometry Dash. Minchia, top 4 al mondo Geometry Dash. What the fuck. È tantissimo. Pure. Sapeva arrivava un basso, ma di nuovo faccio davvero una fatica incredibile a riconosci quando sono un pugno come tutti gli altri. Va bene predictarli, ma fino a un certo punto. Non so se potevo portare fino a parete. Ho cliccato un tasto. Ma dai, quello era un crash. Ma comunque lì non era abbastanza iniziata l'animazione per effettivamente partire le prearmo. Com'è possibile? Capite cosa intendo? Dico, mi sembra che i nemici abbiano soltanto mosse con le prearmo e le mie invece non ce l'abbiano. Ero già girato, che stavano iniziando a comparire pure i simboli. Non bastava. Si vede che stai giocando te, non il controller. Lo so.
Non è ancora uscito nessun parry. I bassi bloccano l'hyper armor. Ha fatto un basso lì? Io non l'ho visto se era un basso. Quella cosa lì la so, però. Ok. Ci ho messo un bel po' stavolta a cercare. Get ready for the next battle. Oggi abbiamo incontrato un arancione. Diatriba 20 mesi. Dai e Greg che gli spacchi. Di nuovo qua dentro, vabbè. Match di prima, allenamento. E match di adesso qua dentro. Cristo, Madonna santa. Non riesco a fargli sta mossa a parete. Per qualche motivo mi è super difficile bufferarla quando sono in corsa in quel modo lì. Sono stato pure stento stavolta. Ho detto ok, faccio piano piano. E non l'ha comunque bufferata. Ok. Il cavo di quadrato lì in mezzo non me li ha presi nessuno. Non so cosa sta succedendo. Credo connessione. Ah, continua a correre in avanti facendo altri calci lì. Speravo di fregarlo Betaglia e poi fargli una presa. Ma no, faceva altra roba. A quanto pare. Fra, dobbiamo giocare in slow motion qua. Dobbiamo giocare in slow motion qua. Che cazzo c'è della connessione? Perfetto. Da questo scambio ha vinto lui perché ha fatto più danni. Ok. Va bene, Chunky Boy. Guarda quanto sto risalendo in fretta, Leo. Porca vacca. Come on. Ok, è il primo di oggi che ci rifiuta. Non vuole perdere punti. Crede che lo battiamo di nuovo. Io non credo che l'avrebbe battuto di nuovo così facilmente, ma vabbè. No, che la connessione sotto dice un frame di ritardo. Boh, stava andando di merda comunque il gioco. Forse era il suo computer che andava male, non lo so. Devo allenarmi di più a fare questa parete. Questa sarebbe la mia combo a parete, però non la faccio mai. You say you run con le classificate. Ma infatti, porca vacca. In realtà poi ci sarei anch'io all'incirca lì se avessi vinto contro quella Lily. Però non ho vinto contro quella Lily. Ah, un destroyer per una volta. Non un rosso Tenryu Shinryu. Secondo del giorno sotto di noi. Però è un Kazuya ed è 130.000, quindi è... è il suo secondo personaggio questo qua. Prego, girati. Non si girava.
rimaneva lì a prendere pugni sulla nuca. È perché non voglio droppare la combo, posso fare molti più danni lì, posso fare tipo 10 danni in più e non è male. È buonissimo 10 danni in più. Questo mi prende. E questo lo prendiamo. Dovresti usare di più. Più che altro che non me lo ricordo, vado in automatico con la combo che so fare. Il suo ha vinto. Ok. Let's go! Ho pensato per concludere la battaglia di utilizzare pure la hit. Me lo sono ricordato per una volta. Bravo cervello! A differenza degli elettrici che invece potevo mettere in mezzo alle combo. Ma no, come on! Questo è un Virgin Kazuya, si vede che non è il suo main. Un Chad Kazuya player da sempre nel match. A meno che la connessione vada male. In quel caso tutto è valido. Si vede che il suo main non era Kazuya, se no ci dava rematch palesemente. Quindi lei avrebbe intrapreso la via religiosa di quel credo in Elden Ring, del credo di qualche minore. Cosa state parlando? Oh, il terzo Zafina del mondo. Sono tre persone che giocano la Zafina del mondo e una di queste è Bundulu. Come si chiama? Bandulu? Banduru? Qui. Bandulu, sì. Che c'ha pure una connessione di merda. Uccide? No, mea culpa, sono stupido. Però è rimasto a terra perché voleva fare la figata, ma non so se ha senso rimanere a terra o si dia distante, non lo so. C'è lui. Quel colpo ha malapena preso, ma va bene. Ha malapena toccato tasti. Yeah, mi dà rematch, let's go. Non credo sia un salire di rango, però. Ma lo è per lui? Lo è anche prima? Ah no, lo è per me. Infatti, mi sembrava strano. Non so come faccia a muoversi così, che sembra stia laggando il gioco. Bravo. Oh, addirittura. Oh, velocissimo il mossa lì, porca vacca. E quello è un basso in scivolata così, mai visto in vita mia. Prima volta lo vedo nel gioco. Non sapevo neanche se sta arrivando. Di solito adesso arriva un basso. L'ho visto scivolare e ho detto non so che cazzo sia quella roba lì. E quindi ho fatto medio. No, porca vacca. È andata meglio a lei lì. Io ci ho perso la hit. Oh, gliel'ho interrotto anche io in qualche modo.
Ah, fuck. Poi adesso sta cliccando tasti e può vincere. Poi non cliccava tasti. O se li cliccava, li cliccava nel momento sbagliato. Volevo sfidargli la mossa lì per vedere se la mia è più veloce, ma no, chiaramente no. Stranissimo giocatore questo, non lo capisco molto. Prima non mi parava niente, adesso mi para tutto. Ok. Matteo Santo Liquido, grazie per 13 mesi. Buonasera, come va? Bene. Bene, sì. Quello era un medio. Non l'avrei mai detto quando l'avversario è sdraiato per terra. Ok, brava. Gli ho fatto una volta e se l'ha ricordato. Non me lo vuole più far fare quella mossa lì. Comprensibile, comprensibile. Poi da parete a parete, eh. Spero entrasse prima la mia presa. Sì, la canna è morta, adesso non posso metterla a posto. Ah, invece sì. Vuoi il rematch? Non gli do il rematch perché voglio mettere, devo mettere a posto la telecamera. Ci vuole 2 ore a farlo. Ah, di un secondo. Ok. Ok. Non ce la famo, la promozione colpisce ancora. Infatti dipende se abbiamo fortuna. Cioè, tecnicamente se incontrassimo soltanto dei destroyer d'ora in avanti, ne incontriamo 40, potremmo passare, però comunque solitamente gli batte destroyer. Però oggi non mi ha dato niente che non sia Tenryu, quindi... Ok, Paul Tenryu. Con che cazzo di capelli ha fatto? Paul è un personaggio che mi dà sempre problemi. Perché ha poche cose, ma sono forti. Basta che ti colpisca 2 volte e sei morto per sempre. Quello lì non capirò mai, non mi entrerà mai in testa che quello lì è un basso. Non mi entrerà mai in testa che un pugno che mi colpisce alla pancia in realtà colpisce i piedi. L'animazione colpisce qua la pancia, la hitbox è al tacco praticamente. What the fuck? Minchia. Poi quanto va avanti. Penso sempre di poterla fregare con la mossa in un modo, ma no. Quello io non la faccio mai con la mossa, mi è uscita a caso, infatti. Quello non è ma... non lo saprò mai, volevo un basso. Poi farmela, credo, giustamente, ogni singola volta. Non ci arriverò comunque mai. Potrei farmi quella mossa tutto il tempo ininterrottamente a ripetizione. Comunque non riuscirei a pararla. Incredibile, ha fatto un launcher la prima volta che attacco all'inizio del round. Che adesso non l'avevo mai fatto. Oh, ok. E che cazzo. Fight.
Adesso ho cercato di nuovo di fregarlo, ma non devo farlo. È perché vedevo che cliccava sempre, quindi volevo cercare di fregarlo, ma la gente che inizia round clicca roba che sanno che funziona. Inutile che cerco di fregarli io con roba che non ho mai testato in vita mia. Non può funzionare. Poi il suo hit invece colpisce basso. Vero, vero, vero. Me lo dimentico sempre. Quanto fregano gli hit che colpiscono basso. Ho finito l'acqua. No! 3-2 comunque, eh. Poteva andare molto peggio visto che qui il round in cui inizia a colpirmi non finisce mai. Round one. Blow up my mind. Bene. Ok. Non so come uscirne. Ha capito che non so parlare quella roba lì, mi sta succedendo soltanto quella. Pugno super wireless, come on! Non c'ero neanche vicino alla sua faccia. E quello non imparerò mai che mi colpisce basso. Non ci riuscirò mai a capire che pugno e poi fa così e mi colpisce da sotto. Il primo che è stessa altezza lo posso parare da medio, il secondo dice no, non lo capirò mai. Non lo capirò mai. Ciao Leo! Pugno wireless. Mi ha preso a 2 chilometri. Quello non me lo meritavo per niente. Mi ha colpito tipo da qua con un pugno che era di questo range. Get ready for the next battle. Però che lo fa tutte le volte. Imparalo, no? Se non so come counterarlo, non posso impararlo. Se non so quella soluzione, non posso tirare fuori la soluzione dal niente. Bellezza e intelligenza. Ma che cazzo? Vabbè. Dai, con le homing. Con il basso. No, intendo paralo. Non so cosa stai dicendo. Ormai sto giocando sotto contro i Shinryu e Tenryu, quindi quando trovo un arancione purtroppo lo bullizzo praticamente. Allora, tutti gli ultimi arancioni che ho trovato li ho distrutti, vediamo. Come va col tech? In realtà oggi bene. Mi sento di aver giocato abbastanza bene oggi.
Che rank siamo? Lo vedi qua sotto il mio nome. Ah, lì ci sta un elettrico. Perché non lo faccio l'elettrico? Perché non ce l'ho in mente di fargli l'elettrico. Eccolo qua, devo fare così, capite? Devo fare in questo modo. Dopo il colpo in basso in cui la ribalto, posso fargli quello. Devo fargli più medi, lei si abbassa spesso. Quella roba lì. Come a lui gli piace farlo. Medio. E perché non lo fai? Perché mi dico di farlo elettrico. Non so quando posso colpire io. Lei non mi rispetta quella cosa lì, ok. No. Sgambetto. Disimpare le combo più difficili che imparle. Sì, abbastanza. Sudato lì, poteva vincermela alla fine. Ero in rischio di perderla. Secondo me schiacci tasti a caso e vinci. Un po' lo faccio, un pochino sì. Un po' lo faccio. De, ok, de accetto. Get ready for the next battle. Jin Jin! Into the stratosphere! Kui. Kui. Matasetta yoda. Round ok. One. Perché tutti quelli che usano Jin sono così edgy? Era passato. Bella quella skin. Opinabile. La definirei proprio bella. Qua purtroppo lo prendo nel ciulo. Ma rimane con un punto vita. Me lo para basso. Me lo para basso. Da lì. Quello doveva essere un affondone, non quella roba. Bravo lui. Lui si è bravo a parare. Lui si accava benissimo a parare. Più bravo di me. Bellissimo salto. Non c'ero neanche vicino al tasto. Ah, addirittura. Ok.
mancato. E che cazzo pure. Mi sa che la perdo. Quella la faccio poco io, ma non è così safe in realtà. La fa spesso lui, gli ha funzionato, ma non è buonissima la mossa. Basker. Un po' lento. Cui. Ma cosa? Lì ci posso mettere un elettrico. Ho fatto un parry lì involontariamente. Hai visto? Abbiamo fatto insieme The One Brain Cell of a Gin Player. Ah, bravissimo. Mi ha punito il whiff. Ho fatto lo step laterale, non mi aspettavo per niente. Crash. Questo non me lo fai. Oh, addirittura, minchia. Ho fatto la cosa più rischiosa possibile e gli è andata bene. Poi si è fatto la mossa rischiosa. La lì è punibilissima. Infatti quando mi esce fuori a me, ne esce fuori per sbaglio, non perché volevo farla. Perché sono un po' nel panico con un sacco di tasti e mi esce quella lì. Ok. Okidoki. Bravo. Non volevo fare quello. Ah! Giustissimo da parte sua. Non sono neanche raggiati io, purtroppo. Ok. Un basso parato. Si sente superiore. DJ OY Pad, grazie per la prima volta, benvenuto, thank you. Round one. Fight. Purtroppo non muore. Ok. Round two. Fight. Bravo, l'ha fatto prima lui. Ah, mi ha fatto un parry. Ah no, non ha fatto un parry, ha fatto la mossa lì che...
È lentissima, ma può far quello potenzialmente. Sbagliato io, mi ha preso un avanti invece di fare un giù. Cioè non l'ho sbagliato io, conto l'ha sbagliato. Gnappi, prima 15 mesi. Weird choice spot, ok. Nonna se fa spesso sta presa. Fammi punisce. Non credo ne possa prendere. Infatti. Round 4. Fight. Non era assolutamente mia intenzione. Non so che cazzo fosse quella roba lì. What the fuck? Che cazzo era? Ti prego dimmi lo pesco prima io. Yeah! Quando fai 1 più 2 mentre sei in hit, tieni premuto avanti per fare il dash e continuare a fare danni che prima l'avresti ucciso subito se avessi fatto. So come funziona. Get ready for the next battle. Vediamo, quanto ci abbiamo ancora di live? 50 minuti tecnicamente. Oh, Dragon of Tenryu. Ok, va bene. Oh, andrà benissimo sto combattimento qua, chiaramente. Round 1. Sarà molto semplice. What the fuck, che cazzo è quella mossa? Mai vista in vita mia. Se lì ci avessi messo un elettrico avremmo vinto. Vedete qual è il problema di non metterci l'elettrico? Questo. Che lì avrei vinto direttamente quella cosa. Io non dovevo azzeccare anche questa interazione. Non basta. Ok. Round 3. Fight. L'ho teccato. Chissà con che tasso si tecca. Oh, che stress. Che stress. Che stress. Madonna. Quando inizia a colpire comunque Dragunov è tosta a sopravvivere, porca vacca. È un sacco... non si dice.
un sacco pressione. Opprimente, ecco, questo termine cercavo. Potevo punire molto meglio lì. Mi ero di spalle, potevo fargli il mondo. Non gliel'ho fatto. Purtroppo non muore perché ha saltato. Ma non è bravo a fare i bassi. Non lo so neanche io, Però. Ma la mossa è fortissima! Diventa pure combo, incredibile! What the fuck? Ok. Io sono stato paziente, sono stato bravo. Minchia. Snake Edge, non lo conoscevo quello lì. Dimmi che l'ho attaccato. Non gliel'ho attaccato. Chissà qual era il tasto. Voglio. Fin da lì. Bravissimo lui. Bravissimo. Se la vince se l'è meritatissima. Oh, gli ho fatto la presa nel stesso istante anche io. Nello stesso istante. Però visto che lui era in vantaggio l'ha presa lui. Bravissimo. Porca vacca, va pure indietro. Ma che non c'ho. Niente che vada così tanto indietro e poi possa fare solo meno un launcher. Porca vacca. E quello l'ha presa. In quale universo? Va bene. Ma purtroppo si vede che io gioco poco contro i Dragunov comunque. Sto trovando di più di recente, ma comunque pochi. Mi ha ucciso a calcetti. Ho fatto spacing, bravo. Se l'hai meritata, per quel parry lì se l'hai meritatissima. Sabaku l'altro giorno ha fatto una live di Tekken per iniziare a mostrare a Totsuren con affianto le ore di gioco. E ben arrivata a Garion 6 ore di gioco. C'è... Bravo Sabah. Che devo dire? Round one. Io te lo dico, pshò, è entrato e è andato via. Non so cosa significa. Pshò. Va indietro e evita tutto. E mi diventa un launcher assurdo. E quello lo può cancellare. Se vede che sto parando in basso, trasformo in una presa. Mamma mia. Che mostro, che Dragunov. E che me ne frega. Poi che sfiga si è girato in quella direzione lì. Ma che cazzo, cioè era un basso e si trasforma in una presa. Ma che cazzo è sta roba? Non mi ha mai fatto roba del genere con un Dragunov comunque. Il primo che gli vedo fare così tanta roba del suo kit, diciamo. Cosa posso fare sta roba qua? Non ho idea.
Di sicuro c'è un modo per counterare, non ho idea di quale possa essere. Non lo so per nulla. Cioè, ci sono di prese. E nessuno si teccava con 1 più 2, perché la maggior parte ho cliccato 1 più 2 e non me le interrompeva. Era tutto qualcos'altro. English. Dammi un altro Tenryu, dai. Dai. Give me a Tenryu. Get ready for the next battle. Oh, Gabriel, che fosse primo o secondo Gario del giorno. Ah, sono ancora in promozione io? Ah no, lui in promozione. E perché è compasso mentre c'ero io su schermo? Quello, quel calcio aveva... Beh, come il mio pugno, c'aveva il wireless. Più veloce del suo e sta assumendo una combo. E ovviamente c'è la parete accanto e quindi non posso più fare danno. Ogni volta che ottengo una combo a gratis c'è la parete in mezzo che me la blocca. Ho visto un lama per un attimo. Ho provato a farla, ma questa volta ci ho provato a fare la l'elettrico, ma niente. Quello c'ha tracking. Ma cazzo, ha in vantaggio le sue mosse. Perché si è rialzato di spalle? Cioè, gli ho pure parato il basso, ma si è alzato di spalle. Cosa ho sbagliato per farlo alzare di spalle? Lui è sempre più veloce di me, porca vacca. Che cazzo era? Comunque più veloce di me. E sono morto. Mamma mia. E lui adesso è Shinryu. Quindi non abbiamo fatto un match contro un Gary, abbiamo fatto un match contro uno Shinryu, chiaramente. Certo. Sto parando. Non è possibile che non abbia preso. Comunque tutte le Tekken sono uguali. Tu che sali e scendi nello stesso rank all'infinito. Io non so, non dite psicognomo. Cosa vuoi che ti dica? Che salga all'infinito e non sa mai perdere una singola partita? Mi sembra un po' improbabile. Sarei Arslan Nash in quel caso. E non credo di essere Arslan Nash.
posso fare una combo se sono a parete così con quella cazzo di mossa. Cioè loro c'hanno tutto che può trasformarsi in una combo, perché lancio in aria a 3 km, invece c'ho questo che lo distrae e va verso parete, poi non posso fare un cazzo. Oh, difficilissimo. Io mi sembra di parare indietro lì, mi è già successo prima, stessa cosa. Questo si punisce il whiff. Porca vacca, addirittura, mamma mia. Mi dà un calcio e non posso mai più uscire dalla mossa. Porca vacca. Cazzo è quella roba. Sì, ma a terra parete nel punto più basso possibile. Non posso creare una combo da quello. Che cazzo faccio? Non lo so, mi sembra difficilissimo giocare a parete con Jin. Sarò probabilmente io che non lo so fare, però mi sembra difficilissimo. Ogni volta tiro il nemico a parete ed è per terra, non posso farci nulla. Fuck. Lui tanto mi mancava tutto e mi batteva in tempo ogni mia singola mossa. Non so cosa dovessi fare. End the match. Europa. Che cazzo è successo? Wow! King Gario, vediamo. King! King, 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 King! Round 1. Fight! E quella è una combo! Com'è possibile sta roba? Non so se... cioè, mi sembra impossibile. Sono io che non clicco il tasto di parata nel momento giusto o cosa? Doveva essere quello, doveva essere 1+2. Va bene. Cioè siamo comunque cavata. La connessione non è ideale. Dovrebbe essere sua, no? Credo di sì, perché c'avevo il lampeggio rosso da parte sua. C'è sto!
Sì, sua, ok. Si sa mai. Quindi intanto io ce l'ho la connessione di merda. Cui. Cui. Lo facciamo retrocedere, vediamo. Ha più Tekken Power di me, quindi vuol dire che è andato più avanti rispetto a me nel ranking. E non ci ho messo elettrico. Maledizione della retrocessione. Ma a un certo punto è normale che tu faccia su, giù, su, giù. È la cosa giusta. Credo stia facendo anche side in questo momento qua, tra rank viola e rank blu. Quella di una combo, ovviamente. Ok. Come l'ha mancato quello lì. Non credo tu mi prenda, no? No. Ho fatto la cosa sbagliata. Ok. Ha ficcato avanti. Può essere ha cambiato un po' i personaggi. No, è molto simile al mio di ranking. Quindi se è salito e poi è sceso. Ok. Siamo in prese town. Siamo in prese town. Lì ci potevo mettere elettrico. Ah certo. Lui c'ha la mossa che fa tanto danno quanto una presa. Con un singolo calcione con armor, ovviamente. L'ho fatto a non pensarci. E non doveva essere quello, doveva essere questo. Deve essere un passo. Come on, eppure ha sbattuto su parete. Non ho potuto fargli la combo classica che mi fa sempre vincere. What the fuck. Di nuovo stessa cosa di prima. Ciucciami il cazzo. Sì, sì, io so che potevo fare più danni Mario. Semplicemente ho sbagliato perché ero nel panico. Ho detto, devo punirlo in fretta. E ho fatto l'ali. Lo so. Get ready for the next battle. E l'abbiamo fatto retrocedere e eliminato. Povero lui. Però è un king player, quindi povero lui fino a un certo punto. E devo far così e poi così. Questa è la combo che devo fare. E così fa 73. In altro modo fa tipo 63. Vediamo la differenza. 62, fa 11 danni in più se metto l'elettrica in mezzo. Get ready for the next battle. Alisa, Eliminator. Alisa è uno degli altri personaggi che c'ha il win rate più alto in assoluto. Sapevate? Non vuole cliccare tasti. Va bene. Ci posso stare. Non vuole giocare? Oh. Ok. Sono confuso da lei. Sta giocando il fratellino? Cosa succede? Ha preso il controllo del fratellino? Non volevo fare questo, non so come sia entrato neanche. Vai dall'altro lato, così faccio meno fatica.
Secondo me ha preso il controller il fratellino. Non capisco cos'altro possa essere. Sono confusissimo. Sono davvero confuso. Non ha fatto nient'altro che spammare la stessa mossa all'infinito e non cliccare tasti. Sono confusissimo. Cioè, è rimasto malissimo, secondo me. Boh? Non ho idea. Ah! Ogni volta! Jumpscare! Huang Tenryu! Oh. Fuck. Ste combo con Jin dove le ha imparate? Giocando. Un po' Nicolas, un po' guarda online, un po' guarda i replay. Veloce sul calcio, mamma mia. Prende. E addirittura sovrascrive il mio perché è più veloce rispetto al mio. Porca di quella vacca. Ma com'è possibile? C'è un personaggio generale della roba assurda per me. Questa è l'imparabile. Non c'era però. Non c'era però. Stavo cercando di capire cosa fosse. Non c'erano gli effect dell'imparabile. Come mai? Il suo imparabile non c'ha gli effetti? Qualche ragione, eh? Sapendo che era un imparabile potevo cercare di scansare l'altro, se vedete quella lì è la soluzione. Però non c'era, quindi si è detto, boh, forse una mossa particolarmente caricata, non ho idea. Perché mi dà le vibes di giocatore di calcio? Fa taekwondo lui. Che cazzo succede alla telecamera? Ok. Purtroppo Jin, quando il nemico non è perfettamente allineato, non fa... non può fare combo. Che è molto stupido, però... Ehi. Hey. Sono scemo io, ho fatto una mossa lì, non dovevo. Bravo lui. L'ha fregato una volta e non si è fatto per fregare. Difficilissimo gestire Warang, porca vacca. C'è un sacco di mosse che se ti colpiscono il primo colpo basso, il secondo colpo alto è assicurato. Tremendo. Credo che i fate chillare fossero rossi e si vedeva un poco. Io ho visti davvero zero. Vedo soltanto le mani che c'hanno dei fate chillare. Forse ti intendi quelli, ma non mi riferisco a quelli. Quello ha più range del mio, va bene. Ok, launcher. Fino a lì, si entra in fretta, mamma mia. Fregato. Round 3. Fight. Stupido io, devo punirlo con un cancan lì, non con un po' a triangolo. Poi è là. Quella è mid, quindi no, mi sono passato pensando che facesse un passo, ma lo so che ci ha fatto un meglio. Ah!
finali. Ok. Ok, così si fa la mossa lì. Cristo. Ho preso ogni volta che devo la mossa lì. Oh, bravissimo lui. Bravo. Potevo vincere sta qua. Ero vicinissimo a vincerla, però purtroppo niente. Stavo iniziando a capire Warang verso la fine come giocava lui, però non c'avevo abbastanza tempo. It wasn't enough. Qui tanto state parlando di Persona 3. Non so cosa state dicendo. Non voglio sapere cosa dite perché è spoiler, quindi sto cercando di non guardare la chat. Probabilmente non è roba spoiler, però non si sa mai. Get ready for the next battle. Lee Destroyer. Destroy this battle. Volevo dire, ti distruggo. È lui in promozione, non io. Sì. Perché compare su di me, però? Mi fa credere che sono io in promozione. Ok. Ok. Siamo in Bassi Town. È quello di prima, no. Se quello di prima è sceso da Shinryu fino a Destroyer in così poco tempo, è uno speedrunner. Insomma, abbia fatto. Comunque prima lui. Vado a punirlo, ma non si punisce così. Ok. Ho cliccato X. Sembra di giocare contro Warang. Ho soltanto calci bassi e alti mixandoli. Tracca fino a lateralmente. Va bene. Ok, che fatica. Tremendo. Lui mi sta allenando per almeno a parare più bassi e gestire meglio i bassi.
Mi sto facendo sotto qui lì, quindi ci fa. Pare bassi. Devo farlo. La maledizione della promozione colpisce ancora. Sì, la promozione potatela anche con qualsiasi persona. Però è sempre contro qualcuno di due livelli superiori a te. Non so per quale ragione. Eccetto per la prima promozione Gario, che era contro uno di 10 livelli sotto di me, per qualche strano motivo. A colpire ovviamente. Bravissimo. Poi colpisce prima comunque quello, incredibile. Ma io se mettessi in mezzo i launcher tipo questo qua, cioè prenderebbero davvero anche i miei, o è soltanto perché è quel tipo di pugno lì che io non ho? L'ha colpito a una distanza incredibile. Peccato. Contro lì non riesco a mai mettere una singola volta sta mossa qua. Cioè hanno le gambe più lunghe delle mie e colpiscono meglio delle mie. Non sono mai riuscito a prendere una volta con quella mossa lì. Mi fa soltanto questo. Se lui mi fa soltanto la mossa, quella lì faccio le mie che lo fregano, no? Cazzo, questa è la prima volta che para basso per qualche motivo. Ok. Questa assume un launcher. Questo mi interrompe. Oh, arriva fino a lì. So di potergliela interrompere. Oh, me l'ha azzeccati tutti 50 e 50, incredibile. Li ho mixato mid giù e me li ha presi tutti e due alla fine. Tutti e tre alla fine, quello che era. Allora, noi li facciamo. Sai che Gina la mossa che con F3-4-3. Non credo. Buonanotte. Round two. Fight. Ok.
quello lì colpisce a una distanza incredibile. Quindi mi frega sempre, perché penso di essere fuori range, invece arriva qua e dice ah, oh, e se invece ti prendo. Alla promozione una speranza di vincere. Purtroppo funziona così, lo so. Stavolta ci ha messo una cosa differente. Mi ha azzeccato ogni 50-50. È incredibile. Volta non la azzecca. Oh, prima volta in non so quanti colpi che non azzecco del 50-50. Oh. Quanto siamo di live? Oh, dovremmo chiudere. Facciamo l'ultimo best of 3, perché forse ci abbiamo fortuna, potrebbe essere la promozione, ma non credo, basterà neanche se vinciamo entrambi i match. Inghilterra. Get ready for the next battle. Non trago un nuovo tenor, ovviamente. Ovviamente. Round 1. Fight. Era troppo lontano per fare una combo. Se lì andava avanti, avrei vinto. Lo azzecca al basso, non lo azzecca al basso. Il suo diventa una combo. Lei è un basso? Perché non me l'ha parato. Se era un basso non lo sembrava. Bravo lui. Adesso è morto, sì. Fa ancora un po' più di combo? Io te la lascio fare, non è un problema. Tanto non so counterartela. Tanto non ti uccide, sì, non è una cosa buona. Per un attimo sembrava stesse canticchiando la canzone di Cell. Di Perfect Cell. Mi sembrava lì per un secondo. Però non lo era palesemente. Round one. Fight. Era una combo praticamente.
dovrebbe essere morto, no? Sì. Si potevo portarlo oltre parete, ma non importa. Importa, importa in realtà, però. Stiamo riprendendo la nostra ripetizione. Due coglioni. Ovviamente c'è la parete, quindi non posso fare una combo. Ah, pure. Quello era colpo wireless. No! Culo. Non avevo cliccato quella roba lì. Avevo cliccato il colpo basso per cercare di fargli tipo la strana presa bassa di Jin. La mossa con cazzo invece ha fatto roba strana. Ha giocato a controller? Credo di sì, perché non mi sembra fatto di quegli input lì. Round 1. Fight. Potevo metterci un elettrico lì. Della parete. Ok. In vita sta combo, sì, per una volta. Perché ero ben allineato con la parete, non è che l'ho presa in modo strano, in diagonale. Era un engager. Ha già fatto una volta e sono cascato di nuovo. Perché penso che faccio un colpo forte e basso, invece mi fa il launcher mid, che quindi mi fotte. Bravo. Stavolta l'ha parato. Come lo fa lui? Adesso non c'ho più pareti da questo lato, quindi non posso più fare combo in quel modo. Ma sono comunque danni. Non ci si sputa sopra. Vacca. Un treno. Leggermente ha fatto indietro quella. Ha fatto un pugno così strano. Io non l'ho preso io con il mio. Ok. Ok. Chi vince questa vince tutto! Come on, let's go! Purtroppo non posso fare niente qua. Ok.
come cerca di fare. Ma mi fa la presa, una prima volta diverso. Anche se mi aspettavo questo, invece non ho paura. Sa che non si vince. A fare mid, pensavo facesse un basso. Ah, peccato, c'eravamo vicini a battere questo Dragunov. Fuck! Tutto deciso all'ultima partita. E non ce l'ho fatta. Ah! Comunque ormai posso arrivarci al 100% al Shinryu, da solito non trovarmi per l'intera serata solo Tenryu. E alcuni posso battere, ma alcuni mi battono. Stasera abbiamo fatto solo Tenryu, incredibile. Con chi vogliamo fare la storia del personaggio? Vogliamo fare Kazuya. Mi ricordo qualcuno aveva detto Kazuya all'inizio live. You can do it. Sì, sì, ma sono sicurissimo di poterlo fare. Specialmente appunto dipende da chi incontro. Io sapete che non c'ho fortuna su questa roba qua. No, Leroy, please. Posso fare Leroy? Was extolled as a hero for freeing New York from the clutches of gangs backed by the Mishima Zaibatsu. Dog. The Wing Chun master moved to crush the Mishima Zaibatsu himself, but the news of Heihachi Mishima's disappearance circulated. Have you seen this man? Afterward, the Mishima Zaibatsu. The mic, prime per 41 mesi, thank you. Voglio che spammi Sugar, mi raccomando. Non so qual è il tasto per farlo. Si può spammare Sugar? Sì, si può spammare Sugar. Solo bastone sposa una sola volta. Man, what a stubborn bunch. Now's the time for a good cleanup. Combo di Leroy fa i B2, la combo intera è B2. Clicchi un tasto e ti fa l'intera combo in automatico. Mi piace un sacco di roba nel personaggio. Mi dispiace un sacco che sia stato così nerfato così tanto. Round 1. Fight. Questa non è una combo, questa è la pre. È il parry. Non ha funzionato sopra quell'alto? Perché non ha funzionato sopra l'alto? Non lo so. Spammo 1 più 2, sì, infatti. Quello che ho fatto mi sembra la cosa migliore. Non è male come. Come cosa, eh. Così entro in stance? Sì. Così entro in stance. Okay. Fai 2 più 3, 5. No, poveretto! Se lo merita! Shaheen! Round 1. Nella tier list, i personaggi che vorrei utilizzare in Tekken, Shaheen è in fondo, credo. Non so quale altro personaggio sarebbe in quella lista. Perché? Non lo so, non mi dice niente. Non c'ha personalità. Non ho mai visto fare nulla. Non fa parte della storia. Non viene coinvolto nella narrativa. I due rossi. I due rossi sono altissimi nella mia lista di personaggi che vorrei utilizzare. Sono penso nella top 10. Ok, non posso concatenare una mossa, ma la stessa mossa di nuovo. Penso che se dovessi provare un altro personaggio proverei Yoshimitsu. Il tizio robo col Mohawk. No, Jack Otto è. Credo sarebbe middle of the pack. Mid. Il cane 2 più 3. Non è vero. 2 più 3 mi fa lit engager.
E poi dicono che sia debole. E poi dicono che sia debole Leroy, ma io non direi. Dice Lush, main Leroy, fidati. 2 più 3. Cosa volete da me? Che ho qualche altro 2 più 3? Allora non ho capito neanche Tekken 7 faceva così. Ma non è Tekken 7! Uno più 4 semmai. Uno più 4 mi torna più sensato. Ci hanno confuso 1 più 4. 1 più 4 ha più senso perché 2 più 3 per ogni singolo personaggio di Team Gager. Lo facevo distinto, ci sta. Distinto. Fang. Fang è basso nella mia lista di personaggi che prioritizza, eh. Anche lui non mi dice niente. Forte va bene, però... Fa sempre 5 comunque, sì. No, ha preso. Ma che cane così lento arrivare? È bello il cane che corre in giro. Oh! Sono scemo io, è sempre stato 1 più 4 anche in Tekken 7. Ok, prima o poi dovrei entrare. Ok, sto per perdere. Il frame dove Sugar arriva e Fang di colpisce è stato bello. 2 più 3 il bastone. F 2 più 3 il bastone. Ci può stare forse. Shao Yu come boss finale di Leroy, perché? Perché? Che link hanno? Sì, questo è... Quella era corretta invece come... Come cosa. E down back 2 più 3 è un'altra mossa nel bastone. Però ormai l'ho utilizzato, quindi non posso più rifarla, vero? Ha fatto il medio. Oh no. Oh no, AOP. Assaltato. Chiaramente lo devo fare in questa azione lì, saltare indietro. Minchia. Sai, qua la perdiamo. Mi sa che però dovrei fare un paio di volte sto combattimento qua, non ho idea di come si giochi. Ah! Ok. Shao Yun è una leva di Leroy, se mi ricordo. Mi ricordo male io anche Eddie.
È un allievo di Leroy. Perché mi sembra di aver visto lui in cutscene di vecchi giochi, ma lui è stato introdotto in Tekken 7 nel personaggio. Forse mi ricordo male io. Potrebbe essere, eh. No, Eddie no. E allora sono razzista, chiaramente. Eddie ha fatto capoeira con sua sorella. E mi ricordo però un vecchio anziano. Non ricordo un vecchio anziano in una vecchia storia di Eddie. Mi ricorderò male io, probabilmente. Quindi se lo ricordava, se lo ricordava. Vediamo, qual è la storia di Leroy? Un vecchio nelle predefinizioni anziano? Sì. Oh, ho spasso col cane. L'anziano di Eddie era il nonno di Christy. Ok, cioè quindi c'era un anziano. Grave in una copertina su YouTube. Normale, carino. Carino. Nulla di troppo esagerato, ma ci può stare, dai. Ci può stare. Ok. Peccato non abbiamo fatto Shinryu oggi, ma di sicuro possiamo farlo Shinryu. Ho la skills per farlo ormai. Però Tenryu diventa difficile anche quello lì comunque. Sudocato, sudocato. Chi vogliamo raidare per concludere? C'è Fro con Tekken, ma c'è anche Sabaku e Sidonia con il possibile finale di Blabbo. Cosa volete? Tekken sarà fisso una volta a settimana? Sarà spesso una volta a settimana. Fro? Facciamo Fro. Che rank è lui? È Warrior. Si è comprato però un nuovo controller, quindi vedremo cosa ne tira fuori. C'è un hitbox adesso lui per giocarci. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani, credo, con episodio di Persona 3 Reload, con Final Fantasy 7 Rebirth, ma ogni tutorial facciamo qualcosa. E basta, credo, sì. Credo devo aggiungere altro. Buonanotte a tutti, a domani.